Il lavoro che stiamo provando è uno spettacolo che non c'è, è uno spettacolo che sparisce, privo di narrazione, privo di storia, e all'interno di questo vuoto emergono degli elementi che sono già presenti nel teatro e che non, di solito vengono resi invisibili dagli spettacoli o dallo spettacolo, dalla narrazione, e in questo lavoro emergono, diventano visibili, si vedono e soprattutto diventano anche udibili. Quindi per la prima volta iniziamo a sentire gli elementi che compongono un palcoscenico in quanto per quello che sono. Quindi inizia a esserci una quinta, una luce, un faro, un'americana che lentamente iniziano a muoversi e muovendosi vanno a riempire, a colmare quel vuoto che c'è scenico, e a forza di riempirlo il palco si trasforma in un palco barocco, quindi una grande macchina scenica, in cui da tutta una fase iniziale in cui i colori sono il bianco e il nero, improvvisamente diventa uno spettacolo cromatico, molto colorato. Questa macchina barocca riempie tutto il palcoscenico per poi risvuotarlo di nuovo, ed è un lavoro, un tentativo anche di decentralizzare, di far sbandare il centro narrativo, il centro scenico, il centro umano, tra virgolette, cercare anche su un palcoscenico quali sono le altre forme di vita non umane, non solo umane o più che umane, e quindi poter lavorare su qualcosa che già c'è ma che non sappiamo appunto vedere. È un tentativo di incominciare allo sguardo.